decimo convegno nazionale di ICG. Un convegno importante con grandi ospiti internazionali, con ospiti illustri. Ben arrivati alla decima edizione del convegno dell'Associazione Nazionale Centri Giardinaggio. Prima di tutto voglio ringraziare di cuore tutto il direttivo, esprimervi pubblicamente la mia stima e la mia amicizia. Se siamo riusciti ad essere nuovamente qui insieme, nonostante tutto, è grazie a loro. E poi voglio ringraziare le molte aziende sostenitrici che ci sono sempre vicine, ci hanno spronato a migliorare e soprattutto hanno creato con noi nuove e concrete sinergie. Questo congresso è molto interessante e ricco di spunti, un punto di incontro con la filiera che ci consente a noi partner fornitori di capire sempre più le nuove esigenze del mercato. Credo che in questo approccio di collaborazione serva anche una legislazione più incisiva, più efficiente. Vogliamo collaborare insieme a voi, avendo ben chiari quelli che sono i percorsi che ci devono portare a unire le forze. Siamo orgogliosi ogni volta che parliamo con Stefano di ricordare che l'8 marzo del 2020 hanno chiuso i centri di giardinaggio, ma il 13 aprile del 2020 siamo riusciti a farli riaprire dopo giornate e giornate di telefonate alla Regione e anche al Ministro Bellanova. Per cui è un lavoro di squadra iniziato fin da subito che continuerà. Si sta mettendo di nuovo in moto la legge sul florovivaismo al Senato. Oggi dovrebbero discutere gli emendamenti. ICG rappresenta un momento di confronto, un momento di connessione con altre aziende del mio settore. Devo dire che siamo andati molto al di là delle aspettative. Era un po' un'edizione zero. Abbiamo detto, ma proviamo, vediamo un po', magari hanno voglia di farlo, non hanno voglia di farlo, hanno altre cose da fare durante il congresso. E invece veramente abbiamo visto una partecipazione di tutti. Poi vedete anche la qualità delle idee, perché non è solamente il fatto di aver fatto il compito. Mr. Gutierrez si occupa di sostenibilità all'interno del gruppo Sagaflor. Cercherà di darvi qualche esempio concreto di come loro applicano i concetti di sostenibilità. Siamo sul palco con noi Oliver Matisse. Ogni volta si porta a casa degli spunti importantissimi per le aziende, che possono essere piccole, grandi, che sono. Facciamo allora un premio Gardenia per premiare il Garden Center che meglio diffonde la cultura del verde. I nostri colleghi vogliono, dopo la pandemia, tornare e ritrovarsi in Italia. Chi pensava che magari 10 anni dopo di nuovo riceviamo il convegno da organizzare in Italia? Il grande gruppo è un'unione. People want to share the emotions. C'è un importante bisogno di condividere le emozioni. La base, la parte più importante di questi ultimi anni, e cioè la capacità di sapere come nasce un'emozione e come si può gestire. Come si racconta la mission e la vision della tua azienda? Tecnicamente, non dare così troppa importanza all'EBITDA, al denaro, al profitto. Da soli non combiniamo niente. La creatività è solo di gruppo. Importantissimo, un altro grande convegno, 10 convegni bellissimi, e anche questo ha lasciato il segno come tutti gli altri. Torniamo a casa migliori di come siamo arrivati.
Molte le aspettative, a dire il vero. Eccezionale. Fantastico. Obbligatorio venirci. Tantissime emozioni, tantissime idee da sviluppare nei prossimi 3 anni.